è importantissimo con strumenti professionali poter utilizzare la funzione di blocco del fondale. È successo che a questa profondità di circa 125 metri ho notato una marcatura. Allora cosa farò? Andrò a cambiare la modalità del mio ecoscandaglio anziché alla singola frequenza al blocco del fondale. Adesso, in una porzione di fondo prestabilita che deciderò io, in questo caso in questa parte qui di fondale, negli ultimi 10-15 metri, avrò sempre sotto controllo quel pezzo di fondo. Quindi se il fondale dovesse aumentare a 145, automaticamente avrò bloccato da 135 a 145. In questo modo marcature quasi invisibili come quella che sta passando adesso nell'ecoscandaglio diventano evidenti e riesco a capire se sotto realmente c'è dell'attività. In questo modo posso sia controllare tutta la colonna d'acqua nell'ecoscandaglio e al tempo stesso tenere sotto controllo determinate porzioni di fondale, quindi 10, 15, 20, 35, 40 metri sopra il fondo.